è minuscola, ne ha avuta solo uno, ho recitato con cagandomi addosso, sì, perché era, la troupe non era così numerosa, ma ecco, io dovevo in diretta parlare quasi per un minuto. E la cosa stranissima è che c'erano lì nel deserto della Tunisia, a 600 km da Tunisi, avevano portato gli automezzi degli anni 40, c'erano i dromedari, e io se dicevo Luftwaffe invece di Luftwaffe, stop, no, bisognava tornare e far tornare indietro i dromedari sullo sfondo, far ripartire. Ah, e come lui prima si sentiva in imbarazzo e responsabile di un film da molti soldi, io mi sentivo completamente inadeguato, come nel peggiore degli incubi. No, cioè, qual è uno dei classici incubi di... io non so la parte, anche Buñuel in un suo film, no? Cioè, a un certo punto si apre un teatro, stanno mangiando, si apre il sipario e sono davanti a un sacco di gente, e uno dei personaggi dice: ma io non so la parte. Ecco, io ho vissuto quella cosa lì e la racconto, insomma, in questo, che è anche un ritratto e un omaggio alla incredibile umanità di Monicelli. Vi dico solo quello, ero in pieno marasma di fronte alla troupe, cercavo di non darlo troppo a vedere. Voi direte: perché hai accettato? Perché se non fossi andato mi sarei dato del codardo per tutta la vita, era un'esperienza unica. E lui è venuto da dietro, no, e mi ha sussurrato all'orecchio, anziché dirmi: ma lei, ma che cavolo è venuto a fare qui, no? Cioè, non sa la parte, no? È venuto da me e nell'orecchio mi fa: io da giovane più furbo di lei, le battute me le appuntavo dappertutto, anche sui polsini, ovunque fosse possibile, perché aveva recitato anche lui. E questa cosa è stata come, non so, se un santo mi avesse benedetto, mi ha fatto completamente cambiare, mi ha messo a mio agio. E da allora in poi, nei 20 minuti successivi, ho fatto 3 riprese fantastiche, perfette, no, ecco. E questo racconto è anche un omaggio a quest'uomo grandissimo che ho avuto l'onore di conoscere per pochi giorni, insomma, in questa situazione particolarmente inconsueta.